Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Ciao ragazzi, dal Gargano, siamo qui a Otranto, su sta bella piazza del Belvedere del Mare, con i nostri prodotti caseari. Parliamo di caciocavalli, scamorze, formaggi di pecora, di capra. E niente, siamo qua molto orgogliosi di stare nel Salento, sai, come si suol dire, siamo cugini, Gargano, Salento. E in più abbiamo fatto una combinazione tra Gargano e Salento, cioè abbiamo la nostra Federica che ci sostiene nell'eroica impresa. Federica, vuoi dirci qualcosa? Sono contentissima di partecipare a questa manifestazione, devo dire che fino ad ora è andato tutto benissimo. Niente, ci prospettiamo una bella serata. Viva il Salento, viva la Puglia! Siamo Apicoltura Salentina, veniamo da Copertino in provincia di Lecce. Noi produciamo miele, facciamo tanti tipi perché facciamo nomadismo. Il miele si produce dal nettare dei fiori, come sapete, quindi si spostano le api nelle piantagioni per fare mieli diversi. Poi abbiamo il laboratorio, quindi ci divertiamo anche a produrre altri tipi di miele, tipo quelli aromatizzati alla frutta, tipo la fragola, il mirtillo, un miele che sa di Nutella. Poi facciamo gli integratori alimentari, abbiamo anche il miele balsamico per i raffreddori, tosse, mal di gola, il miele alla sambuca. E poi facciamo anche polline, propoli, pappa reale. Sono due oli diversi, due con varietà di olive diverse. Questo è il casale Pizzocco, con varietà di Leccino e Frantoio. Questi sono alberi molto giovani, un tipo di impianto di intensivo. Questi sono alberi secolari di Cellina di Nardò e Oialora Leccese. Si trovano in località nel Salento. Un olio viene fatto da olive secolari nella zona di Galatina, omonima, da dove prende il nome Casale Pizzocco, e l'altro nel vicino a Cursi, dove è situato il Frantoio Leario. Suoni e sapori del Salento di Puglia dal 1 al 4 giugno in diretta su Radio Doppio Zero.